Di nuovo buon pomeriggio, dunque apertura dedicata alla politica, nulla di fatto nella riunione del centrodestra che avrebbe dovuto chiarire la questione relativa alle primarie di coalizione per le elezioni regionali che dovrebbero tenersi il prossimo 23 novembre. La discussione si è protratta fino a pochi minuti fa quando il tavolo si è aggiornato a lunedì per permettere a tutti di riflettere meglio sulle proprie posizioni. In collegamento, in diretta, c'è con noi il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Ignazio Zullo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e ai telespettatori. Dunque, com'è andata? Bene, molto bene, non concordo con il suo titolo in nulla di fatto, anzi, i passi avanti sono enormi perché intanto i presenti hanno ribadito la volontà di essere uniti nella formazione di questa coalizione di centrodestra per contrapporsi a sinistra. Che impera in questa regione. Abbiamo condiviso anche le modalità, i passi per poter scegliere il metodo di individuazione del candidato presidente, passi che devono formarsi all'interno del tessuto di ciascuna forza politica e non solo, abbiamo assunto l'impegno di iniziare a selezionare la classe dirigente che può candidarsi all'interno delle nostre liste unitamente ai temi programmatici da affrontare secondo i nostri valori, i nostri principi. Le primarie si faranno o no? Non è una questione che ci prende in questo momento. In questo momento noi siamo protesi a capire con i nostri elettori il miglior metodo di individuazione, cioè noi abbiamo voluto porci nella dimensione di coloro che non possono decidere dentro una stanza del palazzo indipendentemente dal sentire dei nostri elettori, cioè non abbiamo voluto creare una frattura tra quelle che possono essere le nostre decisioni e invece il sentire degli elettori, ecco perché abbiamo delineato un percorso di ascolto dentro i nostri partiti che si risolverà nel giro di pochi giorni perché noi comunque arriveremo a una scelta condivisa di metodo e di candidato presidente. La posizione dell'UDC? È una posizione che noi rispettiamo, l'UDC vive un percorso evolutivo, questa evoluzione dell'UDC in una possibile costituente di centro, come la chiamano loro, unitamente anche ad altri partiti, altre forze politiche, e pare che il percorso possa delinearsi già lunedì, per cui noi siamo pronti anche all'esito del loro percorso di accogliere anche loro volontà di far parte di questa coalizione. A questo punto il prossimo appuntamento, quello che dovrebbe essere definitivo? Guardi, non parliamo di appuntamenti definitivi, noi siamo in marcia e il nostro è un percorso di affinamento perché quello che noi vogliamo raggiungere è la piena compattezza, l'unitarietà di intenti, parlare a una singola voce, non arrivare a distinguo tra partite e partitini o tra forze politiche diverse. Noi dobbiamo quindi lavorare in continuum per trovare, per dare l'idea alla gente di Puglia che la coalizione di centrodestra è seria, è responsabile, è matura e ha le carte per creare l'alternanza di governo in questa regione. Bene, grazie per averci raccontato praticamente in diretta che cosa è accaduto. Naturalmente torneremo a risentirci e ad aggiornare i telespettatori quando la situazione diventerà ancora più chiara. Buon pomeriggio.